Buongiorno. Ebbene sì, stamattina il caffè lo farò io. Quindi accendo la luce, mi sembra che la prima cosa che fa Simone è accendere la luce. Il problema è che io non sono alta come Simone e quindi non riesco ad arrivare a guardare fuori dalla finestra. Quindi questa parte della visuale della cucina non la farò come Simone. Anche di qua. Che meraviglia! Non ci sono parole, non ci sono parole. Siamo veramente in un bel posto. Ma oggi dovremo partire. Dovremo lasciare anche questo bellissimo posto, le balene che passano qua davanti, per cercarne un altro bellissimo altrettanto, speriamo. Bene, ma prepariamo il caffè. Devo ammettere che dai video non è che si capisce benissimo come Simone prepara il caffè, quindi lo farò un po' a caso. Però va bene, intanto a grandi linee lo so. Metto l'acqua nel pentolino. Il tappo al pentolino e fino a qui ci siamo. Eccoci qua. La scaletta non fa più rumore. Abbiamo parcheggiato in un parcheggio veramente abbastanza piccolo, nel senso che ci stiamo solo noi e siamo proprio vicini a una strada che è questa. Che però è una strada veramente molto secondaria e serrata, per cui ci passa veramente pochissima gente. Abbiamo occupato tutta la piazzola, ci abbiamo una fantastica vista mare, cioè siamo proprio nella punta più a sud della penisola della Baja California. E guardate che vista. Abbiamo messo anche il tavolino perché in questi giorni che siamo stati qua con un panorama da urlo, da urlo. Quindi vado a vedere il caffè. Ci siamo quasi, l'acqua sta per bollire, preparo la tavola per la colazione. Simone è lì sul letto che sta leggendo le sue mail, le sue cose. Simo, sei pronto per la colazione? Cosa mi prepari finalmente di buono questa mattina? Finalmente! E tutti i mangiarini buoni che ti La faccio a mattina! pranzo e a cena, Ho detto non la mattina! ci siamo già scordati. Ho detto la mattina, ho detto la mattina. Ah, bene, vado a mettere il caffè. Simo, quanto? Un cucchiaio? Cucchiaio a tazza. Un cucchiaio a tazza. Quindi minimo dos. Ah, poi mi sembra ci voglia un'altra piccola sbollentatina al caffè, una giratina con il cucchiaio e il gioco è fatto. Oh, il latte con i cereali. Ah, ho mai preparato i pancake, eh? Però c'è la mia tazza pronta col caffè violenza. Vamos di colazione, perché dopo ci si sposta. Non percorreremo tanta strada, ma siamo quasi certi che non prenderà più il telefono, quindi saremo offline per qualche dias, probabilmente. Vamos a ver che passa. Si respira veramente un'aria magnifica. Ci dobbiamo preparare a lasciare questo posto. Probabilmente uno dei più belli dove abbiamo parcheggiato da diverso tempo, assolutamente. Abbiamo un po' di spazzatura da portare con noi, la dobbiamo mettere in stiva. Alla fine, tra una cosa e l'altra, siamo stati qui 5 giorni ed effettivamente tanta roba, ragazzi. C'è un cormorano che sta pescando. Io adoro i cormorani, ragazzi. Secondo me il cormorano è l'uccello perfetto. Qua tutto chiuso, pur essendo stato qua 5 giorni, non ho riacceso il mio generatore. È una cosa che devo fare. Il problema è che con tutto questo sole lo accenderei e non tirerei fuori neanche un watt. Le batterie sono sempre cariche, dovrei accenderlo di notte. Pochi minuti fa sono arrivate due persone, evidentemente delle guardie private, e ci hanno chiesto quanto tempo saremmo stati ancora qua. Perché il patron si è posto qualche dubbio. Quindi di fatto in realtà abbiamo capito che tutta quest'area è effettivamente tutta zona privata. Probabilmente il patron si è chiesto se non ci volevamo stabilire qui in pianta stabile, non lo so. Accendiamo Valentino, che se lo merita, anche lui. Ok,
guardando la mappa, noi siamo qui sul cammino Cabo Este, poco sopra San José del Cabo. Adesso andremo in direzione della Fortuna, poi Bocca della Vinorama. Piano piano andremo qui in direzione proprio di Cabo Pulmo. La pista andando in questa direzione termina tra 2-3 km, probabilmente si scontra contro i grancelli invalicabili di questa proprietà privata. La cosa interessante è che se guardo su Google, la strada dove siamo ora è riportata come quella principale, in realtà è anche in pessime condizioni. La strada principale è quella che qui, quasi invisibile, è segnata come strada minore ed è quella che andremo a fare adesso. Sulla mia mappa gratuita di OpenStreetMap, in realtà la strada secondaria sembra segnata un po' meglio, quindi sembrerebbe essere più precisa in questo caso. Quindi dobbiamo ritornare un pochettino a ritroso sui nostri passi e fare il giro di queste colline magnifiche che abbiamo visto con il drone. Bellissima questa parte di oceano, ma ragazzi, sono sincero, non vedo anche l'ora di esplorare un po' questa parte più desertica dell'entroterra. Secondo me è tanta roba e sono emozionato. Vamos, vamos! Ci abbiamo un po' di basura da buttare via, eh. Abbiamo raccolto anche qua un po' di bottiglie, lattine, tappi di birra. E adesso dobbiamo trovare per buttarla, perché io non ci sto praticamente. Gliela daremo al patron se lo incontriamo. Diciamo, oh, guarda che abbiamo trovato. Abbiamo raccolto un po' di basura nella tua proprietà. Dove c'è questa specie di baracca con una roulotte, un mezzo camper, non so cos'è, vedo le guardie che sono venute da noi questa mattina, quindi probabilmente il patron gli ha creato qua il punto d'alloggiamento. Ciao! Là ci sono due pescatori che si divertono. Prendiamo la strada principale e vamos per la nuova playita. Vamos a ver dónde vamos en este día. Dónde vamos? Sì. Forse arriviamo a Capo Pulmo. Forse, ok. Nunca se puede saber. Cioè, dei cactus sembrano delle sculture. Non so in che fase della loro vita diventano scuri, marroni, prendono proprio il colore della pietra. Vamos. Coastal Properties of Cabo. Eccoci sulla strada e tra l'altro sappiamo che ora affronteremo una parte di territorio che a quanto pare non è coperta da cellulare. Comunque le forme di queste colline sono fantastiche perché a me ricordano un po' quelle che si vedono in Marocco e che là chiamano quasi sempre punta di tagin, proprio perché hanno la forma di un tagin, che è quella pentola caratteristica proprio del Marocco. Invece però qui potrebbero essere delle piramidi. Secondo me qualcosa sotto c'è. Tra l'altro abbiamo capito che la particolarità dell'acustica di queste colline è proprio la stessa che si può
sperimentare sulle piramidi Maya azteche. Oppure gli aztechi o i Maya hanno copiato dalle colline. Dei motivi per cui ragazzi non bisogna viaggiare di notte, perché se ti capita di notte il mulo o l'asinello non la racconta, però anche il veicolo potrebbe non finire bene. O ci sono degli altri asinelli. Comunque la strada ci ha riportato finalmente lungo la costa, probabilmente abbiamo terminato tutta quest'area che è in procinto di essere urbanizzata o resortizzata. Cabo Pulmo sono 44 km. Ammazza che villa, pensa a te. Guarda che in mezzo! Pronto per lo sgremo. Comunque sono magnifici i topest anche sulla pista. Non tanta roba, di più. Quindi chi fosse interessato a un posto da sogno, qui siamo arrivati alla Fortuna, Playa La Fortuna. Questa è una spiaggia da surfing. Qua direi che è abbastanza il paradiso del surfista. Bisognerebbe imparare veramente. Abbiamo capito che tanti americani hanno comprato dei pezzi di terra, si sono piazzati qua con il motorhome o la roulottona in attesa magari di costruirsi la casa, quindi nel frattempo vivono nella roulotte. Ah, Trabacos! Gracias, ma non me necesita. Okay. Io vivo aquí. Gracias, eh? Buon trabajo! La casa, ahí estamos! Bueno, ma a casa sale muy cara la casa! Podemos arreglar con... No, el trabajo puede ser barato, ma la propiedad, ¿cuánto puede valer una propiedad aquí? Depende de donde está, como en 250 el metro cuadrado, a la orilla de la playa. ¿250 qué? Pesos. 250 pesos sí. Al metro cuadrado. Sí, si yo lo consigo, yo no con amigos que tengo 50, pero no sé la verdad a usted, a los turistas, en cuánto le den el metro cuadrado. Jesús Casarrubias, trabajo de todos los tipos, muy barato y profesional. Sto mezzo se sta a distruggere. Vamos. Dai.
c'è il pozzo e anche l'abbeveratoio per le mucche. Guardiamo la mappa per capire dove siamo arrivati. Ci segniamo i posti, tanto oggettivamente è anche probabile che noi di qua ci ripasseremo. Altre montagne russe. Vai! Che stradina. Non è che tutte queste stradine portano tutte a proprietà private. Ottimo accesso alla playa, ragazzi. Oh, che bello sto canyon. No, pausa e proviamo a prendere una stradina in un arroyo, cioè un fiumiciattolo, per andare verso il mare. Se in fondo non c'è per girare, mi sa che faremo retromarcia. Todo retro qua, todo retro. Ah no, dai, qui c'è anche per girare. Non tenemos problemas. Sento il grip. Si sente la sabbia che affonda. L'arroyo ci sta la sabbia. Però, bam! Tutto per noi, sì! A vedere questo. Vamos a ver questo arroyo. Che lugar. Cioè, questa è praticamente una duna di sabbia. Playa a perdita d'occhio, veramente non si vede la fine. Qua col quad ti puoi anche divertire. There was something strange.
Proviamo a salire sul dunone. Vamos sul dunone. È veramente una duna di sabbia caldissima, tra l'altro. Chissà se c'era la perla dentro. Enorme. È enorme. E poi, cioè, guarda dall'altra parte. Cioè, non si riconosce che è una conchiglia. Guarda, sono quasi come la mia mano. No, qua si è fatta una passeggiata. Ammazza, deve essere enorme questo uccello. Veramente enorme. Cosa prepariamo? Oggi facciamo la quesadilla. Cioè, una tortiglia con il queso. E poi vediamo di metterci anche un po' di avocado e pomodoro. Vamos de calentamiento. Dobbiamo pulire i pannelli. Non rendono? Potrebbero rendere molto di più. Basta pulirli. Vamos di quesito di chihuahua. Sto quesito per fondere non è male. È tipo la nostra fontina. Ah, ma qua ci hai messo anche il prosciutto e il pepe. Eh sì. Nel frattempo diamo una caricata al drone. Adesso c'è un po' di vento, però mi piacerebbe vedere cosa c'è qua sopra. Limoncito. Guacamole sta lista. Ci siamo quasi, eh? Che vista da questa porta, ragazzi. Mamma mia. Questi tronchi tra l'altro sono bellissimi, ci farei qualche scultura, bisognerebbe caricarne uno, Luci. Carichiamo un tronco e proviamo a farci una scultura, mi piacerebbe mettermi a lavorare un po' il legno. Cioè guarda, con quello secondo me ci viene la base di un tavolo strepitoso. Ah sì. Tortillitas. Ah, ancora tenemos anche un poco de esto. Riciclo di tortillas. E sono veramente buone, ragazzi, non ne ho dimenticate. Facciamoci questa specialità, ragazzi, messicana, il queso fundido. Però il queso va usato quello giusto. Questo de chihuahua va bene. Devi tappare con il mignolo. Ha rotto il kit. L'è veramente buonina. Momento naturalistico, voglio farvi vedere dove gli uccellini di questa regione, che non hanno a disposizione molti alberi, fanno il nido. Venite con me. Allora, non è facile arrivarci perché è fuori strada. Ah, devo arrivare su quel cactus. Ok, ho trovato l'accesso. Allora, questo cactus è completamente bucherellato e poi è enorme, ma lo vedete? Simo, vieni!
è enorme. Simo, devi farmi da modello per capire quanto è grande questo cactus. Ta-da! Tope qua ce lo mettono, se no si fanno i garellamenti. L'altro tope. Questi sono subdoli, perché ti fai prendere la voglia di andare veloce su sta pista. No ragazzi, c'è una balena, ha fatto un salto fuori dall'acqua spettacolare. È lontanissima però, cioè si vede appena, ma ha fatto un salto spettacolare. Che? Qua siamo arrivati in questa playa dove mi pare di capire ci sia una sorta di villaggio di pescatori, però non riesco a capire dove vanno a pescare dato che è riserva marina. Quelle sembrano tutte piccole barche di pescatori, ci sono anche dei furgoni per il trasporto delle merci. Questa spiaggia è anche giusta per fare il bagno, perché noi non abbiamo fatto il bagno gli altri giorni perché c'era il mare mossissimo. Queste? Eh? Ci entrerò in rete. Benvenuti al Parco Nazionale Cabo Pulmo. Vamos a tomar un bañito. Vamos.